Dopo settimane di proteste e di manifestazioni contro la controversa miniera di litio nella Serbia occidentale, le organizzazioni ambientaliste e gli attivisti sono scesi di nuovo in piazza. Si sono riuniti per un sit-in davanti al quartiere generale del governo a Belgrado. Gli ambientalisti di Ecological Revolt chiedono ai sindacati di unirsi nella loro battaglia, che proseguirà fino a quando il colosso Rio Tinto non abbandonerà definitivamente il piano di sfruttamento della miniera. Il presidente Vučić ha tempo fino a Natale per bloccare il progetto e per rendere pubblici tutti i documenti firmati dal suo governo e da quello precedente, dice uno dei portavoce dell'ONG. I piani risalgono al 2004 e devono essere rescissi tutti i contratti con il colosso. Nonostante un primo stop al progetto avanzato dalla municipalità di Luznica, le associazioni restano così sul piede di guerra e annunciano una mobilitazione generale se non ci saranno sviluppi sul caso. Ora dunque la palla passa al presidente, che deve fare i conti con contratti miliardari da rescindere, ma anche con il malcontento dei residenti della regione della miniera, delle opposizioni e degli ambientalisti.